non sei più tu. Tutto è scomparso, ahimè, dai tempi di Fru Fru. Solo tu brilla mia. Birra e salsicce. Pien di fascino e splendor. Ma il progresso poi si cambiò e la moda si trasformò. Ora danzi nei cabaret, tutta nuda. Avvocato? Avvocato? Che c'è? Sono a guardare la televisione. Si vedi che puntualità. Allora, io non sono un avvocato, sono un uomo di spettacolo. Credo di poterlo sostenere perché ho lavorato per tanti anni sempre nel campo dello spettacolo. E naturalmente per chi lavora per tanto tempo ci sono tante cose da dire. Allora guardiamo un po'. Quanti anni ho? 80. Fra pochi giorni entro negli 80, sono molti. Che cosa ho fatto? Ho detto di tutto. Cinema, varietà, spettacoli, prose. Dove e come ho cominciato? Adesso ve lo dico che ho preparato. Parlare pure male dei critici, ma poi chiedere scusa. Ah no. No, no, un momento, qui meglio fermarci. Prima di tutto avete notato che questo è tutto combinato, naturalmente, perché io lavoro così la mattina, ma questo è fatto per la televisione. Scusa, se io parlo male dei critici, poi non chiedo scusa. Guarda, qui c'è un equivoco, tu puoi parlare male di chi vuoi senza bisogno di chiedere scusa. Speriamo che sia vero. Permettete che vi presenti il mio pappagallo. Teresa, quando l'ho comprato credevamo che fosse un maschio e si è chiamato per molti anni Pasquale. Poi ha fatto le uova, tre uova, per due anni di seguito è diventato Teresa. Questa è la scrivania. Vorrei far notare una cosa, che io non ho chiesto la trasmissione. Siete state voi che l'avete offerta e io ho accettato riconoscente, anche perché non sono abituato a queste forme di gentilezze. E che la trasmissione non è tratta da un libro di memorie, perché io non l'ho scritto. Ah, volevo farvi vedere. Sotto il sottoscala c'è una cosa importante nella mia vita. È la poltrona di Totò Sceicco. Poi ne parleremo. Qui c'è l'angolo del passo ridotto. Moviola, proiezione. Sì, perché io ho fatto tanti film, troppi. Credevo 100, ma hanno detto di meno, 85, ma in ogni modo sono troppi. E durante il periodo di attività da direttore, non ho mai fatto come i registi, quelli grandi che fanno le inquadrature, oppure, no. Però alla fine mi sono appassionato enormemente al passo ridotto, perché lo trovo molto, molto interessante. Ma Toni, scusa, ma quelle coppe sono dei premi? No, premi non ne ho avuto. Quelle sono del mio cane, di Daniele. Povero Daniele, non c'è più. Era un cane straordinario. Io gli ho voluto molto bene. Aveva un po' i miei difetti. Non sapeva camminare avanti alle giurie. Sentite, mi posso andare a cambiare che mi sento un po' tutto a disagio? Eccomi, trasformato alla Fregoli. Lo sai che io ho visto l'ultima recita di Fregoli al Teatro Diana nel 1921, a Milano, però non
dal pubblico, non dalla platea. Il palcoscenico cominciava già a interessarmi di spettacolo. E come si cambiava Fregoli? Era una cosa molto semplice. Lui, uscendo, apriva le braccia. C'erano tre impiegati. I suoi vestiti erano incernierati, o davanti o di dietro. Uno gli sfilava quello di dietro, quell'altro gli metteva quello davanti, il terzo gli aveva la parrucca in testa e lui entrava. Due secondi. Dunque, questa è la famosa scrivania, la scrivania dei ricordi. Ecco, qui ci sono tanti cassetti, sono sette cassetti. E qui nelle cartelle ho messo un po' d'ordine e qui ci sono delle fotografie. Qui parla del teatro. Ah, un momento! Ci tengo a far notare che io, quando ho cominciato, io non ho messo mai il mio nome. Avevamo trovato, io e il mio socio, Ramo, una sigla, Zaboom, e mettevamo Zaboom. Oggi no, oggi non hanno fatto niente, mettono i nomi più grandi di quello degli autori. Ma quei quanti anni hai fatto teatro, scusa Mario? Una diecina, 10-12 anni, un sacco di roba. Ma Zaboom presenta le grandi riviste Schwarz. Schwarz in Italia costituisce un ricordo veramente incancellabile. Qui ci sono 30-40 signore ben portate che erano delle schwarzine sposate dai milanesi. Io ho cominciato dal Varietà. Dal Varietà ritengo che sia stata l'esperienza migliore per poi fare del teatro. Perché il Varietà è importante. Il Varietà, che cosa significa? Uno che è solo su un palcoscenico tiene un pubblico, è un attore, vero? Quelli che hanno bisogno di un testo. Ah, qui poi ci sono delle cose interessanti. Qua, Lavoro di Moda, le sister, le sorelle. Una volta venne da Parigi un numero composto da due stangone, altre non erano nemmeno belle, accompagnate dal padre. Il padre aveva una gran barba nera e il nastrino della Legion d'Onore. La sera, nella quinta, mentre stavano per entrare in scena, si levarono i reggiseni, il padre prese un attore i capelli e dice alle sì e alle sì venne sul commissario e arrestò il padre, ma quello diceva ma io, noi facciamo il miglior nudo di Francia, ma allora i nudi non si potevano fare come si fanno adesso. E De Sica quando l'hai scritturato quel Zaboom? Ah, De Sica, quando parlano di teatro De Sica diceva che lei ha lanciato De Sica. Ma non è vero, io ho preso De Sica che recitava benissimo, però purtroppo la gente non andava a teatro. All'Olimpia a Milano c'era una compagnia di quattro persone, Mennardi, De Sica, la Rissone e la Chellini, recitavano in un modo stupendo. Una sera io entrai e c'erano 12 persone. Un teatro con 12 persone fa piangere. Io mi volevo fermare a sentirli, però sono superstizioso. Chiamai una maschera, dico metti a sedere vicino a me, all'Olimpia c'era una parte, si chiamava il tramvai, ecco, allora ci mettevamo a sedere e io il giorno dopo mandai a chiamare l'amministratore e scritturai De Sica. Scritturai la compagnia e in questa compagnia introdussi una quantità di elementi e venne fuori lo spettacolo che è passato alla storia, perché Zaboom numero 8 è stato veramente una delle cose più interessanti del teatro di quell'epoca. Millì, lei ha preso parte degli spettacoli Zaboom diretti da Mattoli? Certo, io credo di aver preso parte come attrice di rivista a uno dei più importanti spettacoli di Mattoli. Anzi, era una novità, Broadway. Una novità in quanto in scena, con la compagnia di prosa, c'era un'orchestra di negri, uno spettacolo che ha avuto un immenso successo e ha creato un genere che quasi tutti hanno cercato di copiare. Se dovessi paragonare gli spettacoli di Zaboom a uno spettacolo contemporaneo, chi potrei citare? Beh, io li paragonerei ai migliori di Giovannini e Garinei. Lei successivamente ha interpretato tre film con Mattoli. Sì. C'era una continuità di discorso fra i film e gli Zaboom? Certo, perché Mattoli ha portato il suo stile di teatro al cinema. Straordinario, ma è possibile che non mi riesca di... Io ce l'ho qui che mi ronza nell'orecchio e... Ma ti ricordi come fa? Tu che giuraste un dì... No. Beh, ritornello, se mi parlano di te... Ecco, come fa? Mi vieni qua, te l'accenna appena forte. Sì. Ah, Filippo, comandi? La signora è in casa? No, signore, non è in casa. Ah, meno male. Vieni, figlio, vieni. Oh, se ti parlano di me, solo di me, tu sorridi, ma perché? Dimmi perché, fingi almeno di mentire. Come fa qui? Come fa? Scusa.
fingi almeno di mentire, che mi sembra di morire. Se mi parlano di te, solo di te. La so, la so. Tu che giurasti un dì t'amerò, ma il tuo cuore mentì. Sai che hai una gran bella vocina? Per carità. No, te lo dico io. Se avessi studiato, forse. È strano però che Adriana non me l'abbia mai detto. Certo, non lo sa. Come non lo sa? Ma sei meraviglioso. Sai cantare e non lo dici ad Adriana. Vedi, papà, sarà una stranezza. Dino le piaceva perché sapeva cantare. Io vorrei piacerle perché non so cantare. E il famoso Campo di Maggio? Ah, Campo di Maggio, ricordo. Io c'avevo una compagnia, Benassi, privatore, faceva un prigioniero in una camera della morte, Sing Sing, rivolta alla fine del secondo atto, sparatori, venne Forzano, mi disse: ho scritto un lavoro con la collaborazione di Mussolini. In quel momento il Duce aveva una certa importanza e io accettai di lasciare la compagnia che faceva soldi e mettevo su Campo di Maggio. Messai in scena enorme, viaggio a Roma per debuttare all'Argentina, grande successo. Però la mattina dopo i giornali ne parlavano così e così. Sui manifesti c'era solo il nome di Forzano e quelli non si vogliono impegnare. Forzano venne da me e disse arrabbiatissimo: andiamo a Palazzo Venezia. Bene, insomma, interessante. I moschettieri sulla porta ci fecero presentarmi, il Navarra che era lì ci fece entrare subito e Mussolini disse: non si arrabbi Forzano, i critici sono come gli assaggiatori di vino, a furia di assaggiare il vino non capiscono più se il vino è buono o è cattivo. Adesso non so se lo devo dire, ma lo dirò. Il fatto sta che da quel giorno i critici di tutta Italia non parlarono più, riservando. No, 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 dissero che era una cosa meravigliosa, tutti, tutta Italia. Oltre ai successi ho avuto degli insuccessi. Scusate questa forma di civetteria. I miei insuccessi sono stati clamorosi come i successi. Mi ricordo una commedia che avevo visto a Berlino, messa in scena da un comunista piscatolo, in quel periodo era interessante. I rivali in italiano. Il titolo originale in americano era Il prezzo della gloria. Nel secondo atto, in una trincea, dei soldati americani parlavano male degli ufficiali, bestemmiavano contro la guerra. Al finale del terzo atto, invece, andavano verso il fronte con la musichetta sotto, una luce verde, era veramente bello. E infatti fu tanto bello che l'insuccesso, insomma, cadde il teatro dai fischi, perché in quel momento il pubblico milanese, tutti questi signori ricchi, commercianti, questi che hanno le industrie, non poteva ammettere che un soldato parlasse male della guerra e degli ufficiali, confondendo gli americani con gli italiani. Però quello che io ricordo con nostalgia fu Il cerchio della morte, con Raffaele Viviani. Raffaele Viviani era un grande amico mio, come tutti gli attori dialettali. E dopo aver fatto lavori stranieri, si stabilì la necessità di fare un lavoro italiano. E allora Viviani, molto contento, aderì a questo grande spettacolo che in quel momento la sigla Zabum rappresentava una specie di garanzia, di trionfo. E io feci un errore. Non sono pentito, perché l'errore fu di affidare ad altri, c'era il mio socio, c'erano dei letterati, eccetera, la sorveglianza del testo. Il cerchio della morte doveva rappresentare un grosso spettacolo dal punto di vista visivo e io mi riservai la messa in scena. La messa in scena era qualcosa di inaudito per i tempi. Sul palcoscenico del Lirico, che è uno dei più grandi palcoscenici d'Italia, costruimmo per il secondo atto, il primo atto, altra grande scena, una pista di un circo equestre che a un certo momento, come tutti i registi che si rispettano, c'è una cosa che viene avanti, oggi fanno venire avanti un carro armato, una cosetta da quattro persone. Questa pista con un cavallo bianco che girava con l'acrobata sopra, tutti i palchetti nel fondo illuminati col pubblico, e poi era una cosa eccezionale. Poi Viviani doveva col trapezio cascare, fu un insuccesso atroce. Il pubblico disse: no, questa sera non vogliamo, e fischiò dal principio alla fine. Tanto che io sospesi lo spettacolo. La sera dopo, in un camerino, feci venire tutti gli attori
e pagai al 100% di tasca mia. Questa è una cosa che credo non sia stata mai fatta in teatro e forse non si farà più, perché la conseguenza portò a far chiudere il teatro durante le feste di Natale. Veramente una cosa veramente inaudita. 48 recite, 48 esauriti, zabum, niente mattoli, c'è Millì, Pilotto, Calò, Ghione. Ah, Zalamort. Sì, Zalamort, quello del muto. Era stato celebre e aveva guadagnato milioni, però quando l'ho scrittura io ho l'impressione che non mangiasse tutti i giorni. Doveva fare un gangster in smoking come gli altri che entravano al finale del secondo atto, non diceva una parola e cadeva il sipario. Mi disse, per favore, dice, mi autorizza a mettere il frac, dice, perché mi ricordano tutti col frac, metta il frac, Ghione. E spendeva tutto quello che io gli davo come paga per la clac, non solo a Milano, ma nella tournée, quando entrava lui in scena veniva giù il teatro. E ho paura che spendendo per la clac continuasse a non mangiare tutti i giorni. Adesso, Mattoli, parliamo un po' di cinema. Oh, però, con piacere. Però vorrei cominciare dalla poltrona di Totò Sceicco. Molto importante, mi ha salvato la vita. Beh, non dite che forse avrebbe evitato gli ultimi film, ma gli ultimi film forse non saranno stati molto belli, ma a me... Io preferisco aver fatto dei film brutti e campare che non... Ma vabbè, insomma, in ogni modo, un fonico, amico mio, non mi ricordo come si chiamava, non importa, ma aveva combinato questo accrocco. Io durante la lavorazione fumavo e facevo le intacche così, ecco, così, col filo nel piede, ecco, fumavo il sigaro, io c'avevo dei sigari, oh, qui c'è il sigaro, scusa, l'avete messo voi dentro? No, noi no. Beh, sai, vabbè che viviamo nell'epoca dei maghi Binarelli, e dei Nardi, parapsicologia, ma io qui non ce l'avevo. In ogni modo, fumavo il sigaro e dirigevo e facevo, ecco, col coltello facevo l'intacche per calcolare il numero dei giorni di lavorazione, perché io facevo svelto, ero uno svelto. Dunque, quando fumavo non parlavo al microfono, lui mi aveva messo anche un microfono, dico levalo perché quello serve per corona di ferro, quelle cose grandi. Io, no scusa, col accendi il sigaro, non si accende il sigaro, non sai fumare. Dunque, e durante il Totò Sceicco a un certo momento venne il segretario, il direttore di produzione, non so, e disse il produttore chiede una scena di nudo. Ecco, così faceva. E la scena di nudo si usavano allora per vendere i film nell'Estremo Oriente. Non so perché, se era vero, insomma, dicevano, ecco, qui c'era il manifesto, me lo ricordo benissimo, c'erano delle ragazze, dice, se mi fa un po' di nudo, a me seccava, francamente, perché era una cosa un po' penosa. Allora dissi a mio aiuto, era Mariano Laurenti, disse, per cortesia, falla tu, cerca di ricordarti di fargli tenere le braccia alzate, se no i seni vanno giù. Presi la mia poltrona e me ne andai fuori a fumare. E mentre fumavo, a un certo punto ho sentito un botto terribile, è venuto giù un proiettore dalla passerella, non so, pesavano, quanto pesavano allora i proiettori? 62 kg, avvocato. Ah, quelli col treppiede 62 kg, vabbè, e un giovane elettricista si era sporto per vedere le ragazze nude, che non erano nude perché stavano qui, erano copertissime nella parte inferiore, e allora il botto atroce mi fece pensare che forse era caduto vicino alla mia sedia. Non era caduto vicino, era proprio caduto addosso, ma avrebbe spappolato. L'elettricista è rimasto attaccato a un filo, a un così, e dondolava come un salame. E io mi sono salvata la vita. Gattone? Antonio? Buongiorno, madame la marchesa. Dov'è il signorino? Antonio, cos'è quella faccia? Che cosa c'è sotto? Sotto il letto non c'è niente, marchesa. Abbiamo visto nei cassetti nemmeno. Forse nell'armadio, ma non credo. Ma basta. Basta. Ho compreso la triste verità. Gastone ha passato la notte fuori di casa con quella donna. Oh, come soffro. Antonio, lasciatemi solo. Come vuole, marchesa. No.
come soffro, come soffro. L'ho detto io che un dolore troppo forte l'avrebbe schiantata. La poltrona. Che dolore. Lo credo, Marchesa, lo credo. Che dolore. Lo so, lo so. Non l'avrei mai pensato. Vedi, soffrire tanto. Mi convinco. Povera Marchesa. Mai. Povera Marchesa. Grazie, Ludovico mio, grazie, caro. Andiamo. Presto, chiudete la porta. Andiamo su, ragazzi. Il sale della Marchesa. Oh, oh. Come soffro. Oh. Come soffro. Oh. Che dolore. Oh. Ha passato la notte con Lulu, con la canzonetista. Oh. Che schifo, Marchesa. Quella donna l'ha stregato. Oh. È bella, sensuale. Oh. Procace. Oh. Antonio, tu andrai da lei. Oh, sì, subito. Un momento. Sai quello che devi fare? Condurrai qui mio figlio. Oh. A tutti i costi. Oh. Gastone. Oh. Oh. Dove vogliamo arrivare? Giù. Dove? Giù. Dove siete? Uno sbaglio, Marchesa. Ah. Giù. Antonio. Giù, Marchesa. Una mano. Subito. Anche due, Marchesa. Venga, adagio. Adagio. Signora Marzi, lei è una delle attrici che ha lavorato di più con Mattoni. Che cosa mi può dire in proposito? Beh, io posso dire che un 70% della mia popolarità come attrice lo devo ai film di Mario Mattoli. Il secondo film della mia carriera, all'inizio della mia carriera, fu I due orfanelli con il grande Totò, e l'ultimo fu con Totò, Aldo Fabrizi. Adesso non ricordo esattamente il titolo. Totò Fabrizi e i giovani d'oggi. Ah, ecco, esatto, sì. Lavorare accanto a mostri sacri come Totò e Fabrizi deve essere stata un'esperienza singolare per un'attrice che non veniva dal teatro. Direi terribile, perché sono attori che recitano a soggetto e lei capisce che un'attrice alle prime armi si trovava molto handicappata. Però con l'aiuto del, per me, grande regista Mario Mattoli, e mi ha dato tutte le possibilità per mettermi a mio agio, tant'è vero che io all'inizio soffrivo moltissimo perché mi trovavo sempre così come sbalestrata da tutti i dialoghi che io avevo imparato a memoria e che quando ero sul set mi trovavo tutta un'altra cosa, insomma. Comunque questo mi è servito, mi ha dato molta esperienza tecnica. Se mi permette vorrei raccontare un episodio che io mi trascino ancora tutt'oggi, e in fatto della grande superstizione che ha Mattoli, è un uomo molto superstizioso, e mi fecero quasi uno scherzo perché per una scena di un film con Walter Chiari che giravamo qui a Milano, che adesso mi sfugge il titolo, e io mi feci un abito da sera stupendo, meraviglioso, ed era tutto viola, e scendo sul set e a un certo momento sento un urlo disumano, tant'è vero che io mi sono girata per vedere chi entrava dietro di me. E dopo un po' ero talmente smarrita, mi fa: fuori, vai via dal set! E ho detto, dico, ma Mario, che ce l'hai con me? Ma che t'ho fatto? Dice, fuori con quel vestito! Comunque smette di girare, mi fa togliere il vestito, naturalmente lo brucia e poi mi riempie di tutti i cornetti. Purtroppo quel colore che a me piace moltissimo io non l'ho più usato. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolvere. A proposito dei film che parlano al vostro cuore, non solo parlavano, ma facevano piangere tanto. Forse per quello dopo io ho voluto fare solo i film comici, perché i film comici sono molto, ma molto più difficili di quelli drammatici. Ecco, adesso io mi metto seduto nella mia poltrona, una poltrona che mi accompagna da 40 anni. Qui c'è il ritratto di mia madre fatto dal mio grande amico Tabet,
E naturalmente io qui sto molto comodo. Dunque, nei film che parlano al vostro cuore e che fanno piangere, i commenti musicali erano fatti con le musiche vere. Chopin, il valzer triste di Sibelius, la Traviata. Mentre in me c'era sempre questa specie di tendenza per la canzone. Infatti stasera niente di nuovo c'è, ma l'amore no. L'amore no, nessuno dice più che io l'ho fatta. E la verità è questa. Mi piace dirlo che è la cosa. Venne Danzi, che era l'autore milanese, bravissimo, un grande amico mio, mi disse: sono in imbarazzo perché Gallieri, che deve fare il testo, non riesce ad avere uno spunto. E io dissi: ma guarda, da una parte c'era un vaso di rose che mi aveva mandato a regalare l'Assia Noris, e le rose si stavano sfogliando. E allora dico: guarda, mi pare una buona idea, l'amore come le rose, ma l'amore no, l'amore non cade come i petali di rose. E gli detti praticamente il testo della canzone, che poi risultò scritta da Gallieri, perché questo un po' mi ha seguito nella mia vita di uno che lavora, che molte volte le cose che facevano io sono state attribuite agli altri. Mattoli, so che tu sei stato anche a Hollywood. Ah sì, nel 35, dopo aver fatto tempo massimo, me ne andrai in America. Mi fecero visitare degli stabilimenti, mi fecero delle fotografie. Mi ricordo, Shirley Temple era una ragazzina, Ford, il grande regista fin da loro, un ballerino negro. Però io mi sentivo a disagio, non so, non legavo. Era gente che faceva il cinematografo a danno delle banche. E soprattutto bevevano. Bevevano tanto che era impossibilità stare con la gente che è ubriaca dalla mattina fino alla sera. E quando mi offrirono un contratto di pochi dollari, io ci pensai su e me ne ritornai in Italia, dove stavo meglio. Il film si fa con gli attori. Molti dicono che si fa anche con gli uomini della strada, che sono più veri, neorealismo, eccetera. Sono tutte cose che io non ho mai capito, e chiedo scusa. Perché secondo me recitare è molto più difficile che suonare il pianoforte. E nessuno penserebbe a pigliare uno che passa e fargli suonare un pezzo difficile al pianoforte. Ma questo non ha importanza. Dunque io ho conosciuto molti attori e posso dire veramente che sono stato amico dei grandi attori, prima del teatro e poi del periodo in cui ho fatto del cinematografo. Io ricordo che da Dina Galli alle Sorelle Grammatica, da Ganduccio, non so, Tumiati, tanti, e conservo di loro un grande ricordo. E Fabrizi? Fabrizi è il più grande amico mio in un momento. Questo è combinato, naturalmente. Adesso lo chiamiamo. E questo è un telefono bianco. Molti dicono che il periodo dei telefoni bianchi va rifiutato, io no, perché i telefoni bianchi sono puliti, mentre quelli neri non so, c'hanno non so che si assomiglia. Ah, c'è un altro 5. Pronto? Pronto, Aldo? Hai riconosciuto la mia voce? Sono molto contento. Senti, possiamo venire da te? Ha detto di no. Mario! Sì, compondrà, questa è casa tua. Come stai? Scusa, ma se ti siamo venuti. Ma per carità, sì, guarda un po', metti, togliti la giacca. Grazie. Mi fa un pochetto caldo. Siamo sì. In cucina, siedi dove vuoi. Aldo, mi devi fare una cortesia. Figurati. Io ho dichiarato che il periodo che abbiamo lavorato insieme, teatro, cinematografo, sì. Il periodo che siamo stati a casa mia, sì, tu insieme sì, a me, sì, che io ti ho invitato a venire a casa mia, è uno dei più belli della mia vita. Sì, pure per me è stato il periodo più bello della mia vita. A prescindere dal fatto così che mi facevi intravedere il teatro che io avevo sempre sognato e non avevo fatto mai. Sì, per risalire ai periodi della Filodrammatica che nel 28 inaugurai sotto l'egida del giornale Lucantino, ma era una cosa locale. Non affrontavo i locali che mai fatto poi... dovevo mai fatto agire tu, ha cominciato al Margherita e poi risalimmo per il Valle e il Quirino, quindi pensa un po' che gioia. Ma soprattutto, se me lo permetti, non per diminuire appunto queste gioie, ma la gioia più grande è che ci avevi una coca, si chiamava Barberino. Barberino, me la ricordo benissimo. Madonna mia, e poi era un'epoca in cui non è che si trovasse molto, arrivati gli americani da poco. Ma tu c'avevi giro... quello che arrivava col carrozzino, col cavallo e ti portava tutto da mangiare. Tu eri ospite, ma la roba era tua. Sì. Beh, vabbè, che c'è, un po' di roba, di verdura, di come, ma tu c'avevi certo.
ci riciavi la dispensa. Parliamo del teatro. Parliamo del teatro. Quella barberina che cucinava, i profumi non avevo sentito mai, sai, un po' nella cucina mia ci abbondava sempre pasta e fagioli, pasta e broccoli, roba così che ancora... Senti Aldo, qua, facciamo come la televisione, che quando una cosa è interessante si dice stringi, stringi che non c'è tempo. Sì, per favore, sì, che vuoi stringere? Parla di teatro, di cinema, ma però parla male di me, perché se io sono venuto io non voglio sentire elogi, voglio sentire delle cose così, anche spiacevoli. Vabbè, Mario mio bello, io parlo male di tutti, oddio, parlo male di tutti, dico i difetti che effettivamente mi sembra che gli altri abbiano, quindi non parlar bene e parlar male. Cioè, l'unica volta che mi capita d'avere l'autorizzazione ufficiale di parlar male, sei te, come faccio? Mi tocca aspettare che esci. Senti, quali sono le commedie che abbiamo fatto insieme? Come si dice in inglese? Come si dice in inglese, hai fatto un affare. C'era anche Marchesi in mezzo. E poi Volemose Bene, mi pare, no? Vogliamoci bene, poi non mi ricordo. Ma andavano bene, c'erano gli incassi? Cioè, battemmo i record del campione di incassi, fummo. Rispetto a tutti gli altri teatri di Roma, che c'era soprattutto Merimè al Quirino, c'era Ruggeri, che ti posso dire, alle Arti. C'erano le riviste di Parcario, mi pare, al Valle. E noi incassavamo più di tutti, malgrado fosse un orario d'emergenza, perché c'era ancora il coprifuoco alle 9. I film, parla male di me e parla dei film. Dunque, L'ultima carrozzella. L'ultima carrozzella fu il primo che abbiamo fatto, che era, mi pare, il mio terzo film. Quella l'hai fatta tu, perché io liberamente facevo la funzione di assistente, perché il soggetto era tuo, la scelta degli ambienti era tua, dei personaggi. L'hai detto una volta, sì, va bene, ma era un neorealismo vero. Beh, oddio, perlomeno noi contribuivamo al realismo, in quanto io volevano costruire Amato, mi pare, la stalla a Cinecittà, e dici c'era Amato. La stalla dove lavoravo io, in quanto io l'ultima carrozzella l'ho fatta con lo stesso spolverino col quale ho fatto il Vetturino nel 1925, e avevo 20 anni nel 1925. Perché sono del 1905, pensa. Vabbè, non bisogna divagare. Di un po' che cosa siamo stati capaci di fare io e te, più te che io, con Siamo Tutti Inquilini e con Peppino De Filippo. Quello fu una cosa veramente, una trovata tua eccezionale, perché serviva Peppino De Filippo, che doveva così figurare uno dei suoi personaggi di quell'epoca, sbaffatore, uno scocciatore, eccetera, eccetera. E che come li faceva Peppino non c'era nessuno, non perché nella vita fosse così, perché era un grande attore comico. Fissimo. Comunque, questo signore, questo attore, si prese un impegno per Milano. Quindi noi dovevamo stringere, sai, tu impiegavi più di 17, 18, 20 giorni al massimo per fare film. Cioè, partimmo per Milano. Mettemmo su una specie di spezzato che rappresentava la mia portineria, inventammo il gioco alle carte. Ti ricordi che lui figurava sempre nel film? Sempre, tanto è vero che appunto risolvemmo andando a Milano, dove lui era impegnato in teatro, entrava e usciva dalla portineria, sempre magari seguito qualche volta da me, con le voci, e nel film sembra che ci stia tutto il film. Invece ha lavorato solo una mattinata soltanto. Due ore. Tonino, senti, io starò via un quarticello. Dove vai? Vado in opposto. Si può sapere dove vai? Beh, insomma, se permetti vado per i cavoletti miei, mi permetti? Ma te lo permetto, ecco. Vai, prendi i cavoletti, vai dove vuoi tu. Poi è bene che io resti solo qui, così vi abituo a Augusto. Ah, sì? Oh. No, senti, vorrei sapere tu perché tocchi sempre questo oggetto. Ma allora mi tieni per iettatore? Sì. Per me tocco ferro, vuoi sapere? Questo è alluminio, che tocchi alluminio? Non vale, lo vedi? Parastiere meschino. Per forza, che tocchi ghisa? È ghisa. Vabbè. Tocco pennino. Tocchi acciaio. Non vale, ammesso che io ero così. Sì, quello che tu credi. Sei ottone, per forza. Ma vai che ti aspettano. Vai. E ci sono io qua. Stai tranquillo, vai. Io ti sostituisco bene. Oh, senti un po', Tonino. In questo frattempo mi ha cercato nessuno? Mm.
Dico, durante la mia assenza non c'è stato nessuno a cercarmi. Che fai? Che c'hai? Che c'hai? Ma insomma, come te lo devo dire? Che la roba che gli inquilini lasciano in portineria non va toccata. Come te lo devo dire? Augusto, questo l'ho comprato io con i miei soldi, hai capito? Qui è tutto degli inquilini qui. Oh. Ah, questo l'hai comprato te? No. Mangia, che sono questo l'hai comprato te? Io, questo, ti giuro. Mangia, questo fa bene a... Ma allora siete voi? Ma scusate, ma che stiamo facendo? Sabato avete aperto il cestino, adesso vi mangiate pure le prugne. E poi il signor Valentini se la prende con me. Cioè, le pare pulite. Non so come ti hanno fatto portiere. Che ti è ritornato il tuo solito mal di testa? Come? Ah! Oh! Oh, la cibita!